We all choose our path. Light or dark. Freedom or destruction. Fin dal suo annuncio, il primo vero videogioco di EA Motive ci aveva stupito per la sua audacia. Un simulatore spaziale completamente dedicato ai combattimenti e basato sulla licenza di Star Wars aveva subito acceso il nostro interesse. Realizzato da sinceri fan della saga creata da George Lucas e venduto a prezzo budget, Star Wars Squadrons sembra essere dedicato ai giocatori di vecchia data e contemporaneamente strizza l'occhiolino a quelli che stanno ancora aspettando Star Citizen o non ce la fanno più di giocare Elite Dangerous. Ma andiamo con ordine. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. Star Wars Squadrons è ambientato immediatamente dopo gli eventi narrati in Star Wars Episodio 6, Il ritorno dello Jedi. La Nuova Repubblica deve fare i conti con un impero che è ancora ben lontano dall'essere annientato e che mantiene il pugno di ferro sulle zone più ricche della galassia. La campagna si apre quindi con la ricerca e il tentativo da parte dell'impero di scovare e distruggere una serie di navi da trasporto che stanno cercando di fuggire con a bordo i superstiti del conflitto sulla luna di Endor. Saranno proprio le spietate azioni imperiali a mettere in moto la trama, a partire dalla defezione di un ufficiale di alto rango che cercherà di unirsi alla Nuova Repubblica. La storia si svolge attraverso un lungo prologo tutorial, diviso in due parti, più 14 missioni da affrontare scegliendo uno tra i quattro diversi livelli di difficoltà. La trama alterna di continuo i punti di vista delle due fazioni, all'interno di un arco narrativo che procede in linea retta e si innesta bene sugli stilemi classici di Star Wars. Si utilizzano così l'impero e i ribelli, missione dopo missione, senza possibilità di scegliere quale fazione utilizzare. Tutto è gestito in funzione di una storia piacevole, ma priva di picchi creativi, utile soprattutto a prendere confidenza con le navi a disposizione e con i vari sistemi di gioco in vista del multiplayer. Servono circa 7 ore a completare la campagna al terzo livello di difficoltà, ma molto dipende anche dalle capacità del singolo pilota. Al di fuori di una manciata di scene di intermezzo e degli immancabili dialoghi tra i compagni di volo mentre si è in partita, la storia viene raccontata attraverso tutta una serie di dialoghi facoltativi. Questi si attivano all'interno degli hangar dell'Impero e della Nuova Repubblica, da visitare tra una missione e l'altra anche per assistere al briefing del livello successivo. Il risultato è decisamente anacronistico, visto che ci si limita a premere un pulsante una volta inquadrato il wingman con l'iconcina di un fumetto sulla testa. Non ci si può muovere, non ci sono dialoghi multipli o qualcosa di più elaborato e stratificato, e sembra quasi di ritrovarsi all'interno di una qualsiasi avventura grafica dei tempi andati. Come ho già detto, Star Wars Squadrons è un simulatore spaziale interamente dedicato ai combattimenti, giocabile solo con la visuale in prima persona, dall'interno dell'abitacolo. E proprio i cockpit dei vari velivoli rappresentano il fiore all'occhiello della produzione di EA Motive, con un'attenzione alla cura dei dettagli che possiamo tranquillamente definire maniacale. Schermi, pulsanti, indicatori, tutto è credibile e coerente, oltre che fedele a quanto visto al cinema, nelle serie TV e nei fumetti. Al giocatore viene richiesto di tenere sott'occhio proprio il cruscotto per rendersi conto dello stato della propria nave e dell'obiettivo selezionato. Non ci sono quindi interfacce a schermo e le informazioni sono distribuite proprio tra gli elementi del cockpit. Ognuna delle due fazioni ha a disposizione quattro differenti astronavi, ognuna configurabile nello scafo, nei motori, negli scudi e con due differenti armi secondarie assegnate ai dorsali. In aggiunta, ogni navicella ha dei laser come arma primaria e una contromisura attiva per schivare eventuali missili rivali. In multiplayer la selezione di fazione e nave è completamente libera, mentre durante la campagna ci si sposta di velivolo in velivolo a seconda della missione. Nelle fasi più avanzate viene comunque lasciata la possibilità di configurare il setup a piacimento e di scegliere quale nave utilizzare tra quelle a disposizione. Ci sono tutti i grandi classici di quel preciso periodo storico. Ala X, ala Y, ala A è il veicolo di supporto ala U per la Nuova Repubblica. Caccia TIE, bombardiere TIE, intercettore TIE e il prototipo del mietitore TIE per l'Impero Galattico. Le navi dell'ex ribellione sono tutte dotate di scudi e scafi molto leggeri, mentre l'Impero preferisce puntare su caccia molto resistenti e corazzati, ma senza alcun tipo di protezione energetica. Una parte integrante della gestione del velivolo mentre si è in missione consiste nell'assegnazione dell'energia del generatore ai vari sistemi. Attraverso l'uso di tasti specifici si possono potenziare al volo motori, laser o scudi. Così facendo non solo si ha una maggiore reattività e potenza del sistema selezionato, ma si sblocca anche una sorta di funzione accessoria che modifica ulteriormente la gestione tattica del mezzo. Potenziando i motori si ha così accesso a un turbo da attivare a piacimento dopo un certo periodo di carica.
Gli scudi si sovraccaricano generando una sorta di secondo strato di protezione, mentre i laser raddoppiano la loro longevità, permettendo di sparare molto più a lungo. Il passaggio costante di energia tra i sistemi è un elemento fondante delle meccaniche avanzate, sia ai livelli di difficoltà più elevati della campagna, sia in multiplayer. C'è insomma un elemento strategico e tattico in Star Wars Squadrons che non va assolutamente trascurato e che anzi rappresenta un ritorno alle meccaniche più hardcore dei simulatori spaziali. In multiplayer ci sono due modalità, i duelli spaziali e le battaglie flotta. Nel primo caso si parla di un semplice team deathmatch 5 contro 5, che vede le due fazioni fronteggiarsi all'interno di 6 differenti mappe. La prima squadra che arriva a 20 uccisioni vince. Le battaglie flotta rappresentano invece il cuore del multigiocatore. Si tratta di un duello spaziale dove entrano in gioco anche le navi ammiraglie e quelle di medie dimensioni controllate dal computer, insieme a tutta una serie di caccia guidati dall'intelligenza artificiale che servono a gonfiare artificialmente le numeriche del campo di battaglia. L'obiettivo è sfondare le difese nemiche prima di assaltare e distruggere la flagship, insistendo prima sui suoi sistemi secondari e poi danneggiandone irrimediabilmente lo scafo. A gestire avanzata e ritirata c'è un sistema di morale che aumenta o diminuisce a seconda dell'andamento del match. Quando questo morale arriva al massimo o al minimo, appare sulla scena una nave corazzata che in automatico tenta l'assalto con il supporto dei giocatori. La battaglia flotta può essere giocata anche in solitaria con i bot al posto di amici avversari, oppure in co-op con altri 4 amici e un'intelligenza artificiale impostabile su 2 livelli di difficoltà a fungere da avversario. La vera sfida è rappresentata però dalla modalità classificata, dove sono solo i giocatori a entrare in partita e diventa cruciale lavorare di squadra. Pur avendo partecipato a una lunga sessione di giochi in multiplayer, fatichiamo a dare un giudizio definitivo sull'effettiva longevità del multiplayer di Star Wars Squadrons. E sapere già da oggi che non ci saranno contenuti aggiuntivi o nuovi innesti ci ha lasciato allo stesso tempo interdetti, ma anche molto incuriositi. Da una parte, infatti, è meglio avere un gioco definito e completo fin dal lancio, ma con questo presupposto di design ci saremmo aspettati un'offerta più corposa, magari la possibilità di configurare il proprio match per creare delle partite personalizzate, oppure vedere implementati dei modificatori che possano alterare la sfida. Su questo fronte si sarebbe potuto fare certamente di più. In termini di collezionabili, Squadron si implementa due valute. La retribuzione, che serve a sbloccare i potenziamenti e gli armamenti secondari di ogni velivolo. E la gloria, utile invece ad acquistare tutti gli elementi estetici. Non ci sono microtransazioni di alcun tipo, e una volta raggiunto il livello 40 in multiplayer, si potranno sbloccare tutti gli upgrade delle navi. Gli oggetti più rari sono però legati alle operazioni, ovvero eventi della durata di 8 settimane che possono essere completati svolgendo 20 missioni giornaliere. Il crossplay del multiplayer è totale, e comprende anche chi gioca in realtà virtuale su PC o su PlayStation VR. Risultano perfettamente supportati anche gli OTAS su tutte le piattaforme. Prima di arrivare al commento finale di questa recensione, è essenziale spendere qualche parola anche sull'aspetto tecnico e grafico di Star Wars Squadrons. Su questo fronte, infatti, il lavoro di EA Motive è assolutamente encomiabile. Gli scenari sono eccezionali, con davvero tanti elementi a schermo, e anche le navi rappresentano un meraviglioso esempio di attenzione ai dettagli. I cruscotti, i modelli, alcuni piccoli aspetti come la luminescenza degli scudi delle navi ammiraglie, oppure i detriti che rimangono nello spazio dopo una grande esplosione, rendono il tutto bello da vedere e piacevole da giocare. Le scene di dialogo della campagna non sono interattive, ma spingono molto sulla qualità dei modelli dei personaggi e soprattutto sulla resa di vestiti e oggetti. A completare il tutto, una componente sonora praticamente perfetta, mentre sul fronte del doppiaggio va segnalato che l'audio è esclusivamente in inglese con i sottotitoli in italiano. Buona, ma non eccezionale la recitazione degli attori. Non si segnalano grossi problemi tecnici, ma l'intelligenza artificiale si è dimostrata spesso al di sotto delle aspettative nella gestione dei movimenti delle navi nemiche. Capita spesso di vedere i caccia avversari infilarsi in strettoio, passaggi per poi rimanere incastrati o immobilizzati. Anche le loro routine di attacco non risultano mai particolarmente avanzate, bensì ferme su 3-4 tattiche, prevedibili ma comunque aggressive. Star Wars Squadrons è l'esempio perfetto delle produzioni medie che vorremmo tanto rivedere sul mercato. Un simulatore spaziale puro, affiancato a una licenza di grandissimo valore, che rispetta le promesse e soddisfa le aspettative dei giocatori. Il tutto arrivando sul mercato a un prezzo budget. Una campagna in singolo non particolarmente lunga e una certa povertà di modalità in multigiocatore potrebbero rendere il titolo non molto longevo sul lungo periodo.
ma questi elementi non pregiudicano la buona riuscita dell'esperimento di EA Motive, che anche sul fronte tecnico riesce a stupire per una maniacale attenzione ai dettagli. Star Wars Squadrons è disponibile sul mercato dal 2 ottobre 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Voi lo avete già provato? Fatemelo sapere qui sotto tra i commenti e se questo video vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, suonare la campanella e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere.